ritrovati nei nostri studi, torniamo a parlare delle attività del Santuario di Padre Pio e lo facciamo con Carlos Scialla dell'ufficio accoglienza pellegrini. Ciao Carlos, bentrovato. Ciao Leo, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Quella che si è appena conclusa è una settimana importante, la più importante potremmo dire del nostro santuario perché Abbiamo ricordato mh, nella liturgia San Pio da Pietrelcina, la sua festa liturgica ancora prima, la novena in preparazione appunto a questo giorno così importante. Allora ti chiederei un bilancio, visto che sono, passate, eh, sono passati un po' di giorni, ma comunque eh, il cuore è rimasto al 23 settembre. Certo, certo Leo, sicuramente un bilancio positivo, un bilancio positivo perché... Siamo stati anche aiutati dal tempo, bisogna dirlo, la, fare la veglia all'esterno è sempre un rischio, del resto non quest'anno, l'anno scorso ci ricordiamo tutti le condizioni meteo non erano molto agevoli, però sicuramente una veglia vissuta nella fede. Uh, vissuta anche nel raccoglimento e i riscontri sono stati molto molto positivi. No? Del resto, anche uh, altre persone ci hanno voluto scrivere, hanno voluto uh, proprio mh, dare questa testimonianza, dire che hanno vissuto veramente una veglia all'insegna della fede e della preghiera. E stiamo vedendo alcune immagini grazie alla nostra regia relative. Al primo momento del pomeriggio del 22 settembre, con l'intronizzazione del cuore di Padre Pio nel cuore appunto dell'assemblea eh, liturgica, abbiamo visto anche tante immagini di, di bambini che, complice il meteo, appunto hanno partecipato per la prima volta a eh, questo appuntamento di fede e di eh, preghiera. Una giornata che poi eh, è culminata con eh, la celebrazione eucaristica, la prima nella eh, festa liturgica del Santo presieduta dal Ministro Generale, fra Roberto Genuin, al termine della quale eh, Padre Rinaldo, il guardiano del convento, ha rievocato attraverso eh, lo scritto di Padre Pellegrino Funicelli quelli che sono stati gli ultimi istanti della vita di Padre Pio. E lì, il cuore si è fermato come sempre. Sì, anche perché mh, è un luogo che tutti quelli che amano Padre Pio, che conoscono questi luoghi, tengono particolarmente presente. Quindi eh, ognuno di noi se lo ha immaginato Padre Pio in questa stanza e sapere che da quel luogo dove proprio queste parole... Sono state pronunciate le ultime parole di Padre Pio, dove questi episodi, ecco, quindi te lo immaginavi, immaginavi un po' come una scena vedere quello che era successo proprio in quegli ambienti. Che belle, davvero queste immagini. E facciamo un salto al 23 settembre. Ecco, tu hai citato il meteo dicendo che ovviamente ci ha aiutato tanto. Eh a memoria non ricordo di una veglia a mezze maniche, eh, infatti. infatti parecchia gente, ma al di là di questo, poi il 23 settembre eh, con la celebrazione eucaristica da fra Francesco Neri siamo passati dall'estate appunto all'autunno ed è stata anche questa una celebrazione molto intensa, molto vissuta, fra Francesco Neri da pochi mesi arcivescovo di Otranto, frate minore eh, cappuccino, è stato invitato a presiedere la celebrazione più importante eh, della giornata al termine della quale poi padre Franco Moscone, il nostro arcivescovo, ha ringraziato il Signore perché le presenze eh, sono state tante, come i livelli certo. pre-Covid potremmo dire, e in effetti aveva ragione perché davvero migliaia di persone hanno gremito il santuario, l'aula liturgica intitolata a padre Pio. E allora, Carlos, ascoltiamo insieme un breve stralcio dell'omelia eh, che Fra Francesco Neri, arcivescovo di Otranto, ha pronunciato il 23 settembre al mattino. Questa era la forza di Padre Pio, l'Eucaristia celebrata ogni giorno, sappiamo, in quella maniera unica, perché nell'Eucaristia si rende presente l'amitezza e l'umiltà di Gesù. L'amitezza, perché il Signore non sceglie di venire a noi nella potenza di segni straordinari, potrebbe, ma sceglie di venire per la via dell'attrazione, il pane e il vino, il cibo e la bevanda. Tutti abbiamo fame e sete e abbiamo bisogno di mangiare e bere e Gesù si fa il nostro cibo e la nostra bevanda, attraendoci a Lui, nostro cibo e nostra bevanda, non con la prepotenza, ma con l'attrazione. La e Gesù ha insegnato nella Santa Messa a Padre Pio l'umiltà. Siamo nel clima di queste centinari di San Francesco e c'è uno splendido testo del Santo di Assisi che dice ai frati e a tutti, considerate, o oh fratelli, l'umiltà di Dio. Egli ogni giorno si umilia in poca apparenza di pane nelle mani del sacerdote. In quelle mani di sacerdote stigmatizzato, nelle mani di Padre Pio, ogni giorno il Signore, creatore del cielo e della terra, dominatore dell'universo, si è fatto umile in poca apparenza di pane. E come poteva Padre Pio non imparare da questa scuola di umiltà? Nell'Eucaristia Padre Pio ha imparato e ha messo in pratica l'amitezza e l'umiltà di Gesù. Perciò carissimi chiediamo quest'anno di scegliere la via dell'amitezza e dell'umiltà che sono state del Signore Gesù, che sono state della Madonna Santissima, che sono state di San Francesco che sono stati di San Pio. Chiediamo anche noi di diventare miti e umili di cuore, chiediamo anche noi di diventare come San Francesco e San Pio, entrambi stigmatizzati come Gesù, di diventare anche noi miti e umili di cuore, di diventare degli altri Gesù. E in effetti Carlos sono tanti i motivi per cui far festa eh, a partire da questo 2023 perché gli 800 anni della regola e poi a seguire gli altri centenari francescani accompagneranno anche la vita del santuario di Padre Pio. Sì, sì, sono... questo 800 ritornerà da uh -huh. adesso al... Al 26, che si concluderà insomma, con la morte di San Francesco, con gli 800 anni della morte di San Francesco, ogni anno avremo eh, degli episodi da ricordare, quindi delle ricorrenze, non, non ultimo il giubileo certo. naturalmente del 2025. Per noi, poi si concluderà con la morte, gli 800 anni della morte di San Francesco. Ma 800 anni sono della regola. Quest'anno, poi festeggeremo con il presepe di Greccio, gli 800 anni del presepe e così via. E fammi dire anche una parola su Fra Francesco. Vesco su, su eccellenza, adesso lo dobbiamo chiamare perché insomma l'anno scorso era qui come sacerdote, è venuto in diverse occasioni per la veglia, al seguito anche del ministro generale, adesso lo abbiamo ritrovato come vescovo, poi io lo conosco veramente da tanto tempo, da quando era uno studente, ti rendi conto del tempo che passa certo. ma ti rendi conto anche della bellezza di come... Vanno avanti e soprattutto è bello quando vedi un frate cappuccino che diventa vescovo e non abbandona l'abito e conserva l'abito. Eh, fra Francesco è di casa qui. Noi abbiamo avuto anche il privilegio di ospitarlo eh, nel corso del nostro programma Just Today al mattino del 23 settembre ha voluto far dono al santuario di Padre Pio di una reliquia importante, quella dei martiri di Otranto, che tra l'altro sono i primi santi canonizzati da Papa Francesco. Sì, gli 800 martiri di Otranto e quindi subito a suggellare mm -hmm. un legame tra la sua terra e il suo primo mandato, certo. la sua prima missione e Padre Pio, quasi a voler affidare, potremmo dire, quasi la sua diocesi, quindi proprio alla protezione di San Pio. E al pomeriggio invece la celebrazione eucaristica a cui avrebbe dovuto seguire la processione che si è svolta in forma... Più breve per via del maltempo, la statua di Padre Pio è stata accompagnata infatti fino a Casa Sollievo della Sofferenza per una benedizione per poi ritornare nella chiesa appunto intitolata al santo di Pietrelcina. La celebrazione, come dicevo, è stata preseduta dall'arcivescovo padre Franco Moscone. E vogliamo ascoltare allora un breve stralcio della sua omelia, un breve passaggio. Di Padre Pio, che ha vissuto nella sua carne una fede. Santa che ha crocifisso la sua persona nella volontà e nel corpo. Ieri l'avevamo letto in quella frase di Padre Pio che dice che la fa di Gesù di sé: Mi avresti abbandonato se non ti avessi crocifisso. E avendoti crocifisso lì sotto la croce hai imparato ad amare. Hai imparato ciò che significa amare. Mi sembra che queste parole di un giovane che si stava preparando al sacerdozio e che lo visse per meno di cinque anni siano le stesse di padre Pio, sia la medesima esperienza della fede di padre Pio. Desiderare di essere crocifissi dalla volontà al corpo. E conclude, questa fede ce l'hanno solo i santi. E credo che padre Pio abbia avuto questa fede. Perciò essi sono stati santificatori. Qual è il motto che forse meglio identifica la persona di padre Pio? In Due parole, non di più. Santificati e santifica. Nella misura in cui ti lasci santificare dal Signore, nell'esperienza della croce e del crocifisso, diventi in grado di santificare te stesso e di collaborare alla santità della Chiesa e del mondo intero perché tutto il mondo è chiamato alla santità, tutti sono chiamati alla santità. C'è bisogno di chi esprima una fede tale che renda evidente questa unica chiamata universale da parte di Dio. E credo che il nostro padre Pio ce lo abbia evidenziato in modo chiarissimo e con le sue parole e con la sua vita, abbia anticipato il grande motto del Concilio Vacano II, che è la chiamata universale alla santità. Abbiamo visto anche dalle immagini, Carlos, la presenza della statua della Madonna della Libera, una presenza eccezionale potremmo dire. Sì, sì, sono 300 anni dalla creazione dell'icona mm -hmm. della Madonna della Libera e quindi c'è stato questo... Diciamo l'è venuta a trovare la Madonnella mm. di Padre Pio. Pa sempre chiedeva a Padre Pio di salutare la morgia alla Madonnella, a chi passava da Pietrelcina e lo veniva a trovare a San Giovanni Rotondo e quindi si è voluto fare proprio questo omaggio diciamo, a Padre Pio, l'icona, la, la statua della Madonna della Libera da Pietrelcina, accompagnata da una commissione dal parroco fra Daniele Moffa, mm. si è avvicinata nuovamente a Padre Pio. Infatti, i più attenti hanno notato che non è scesa la Madonna Nostra delle Grazie all'inizio proprio della, della veglia di San Pio, ma è stata portata appunto durante il Rosario l'icona proprio della Madonna della Libera. E queste immagini che vediamo si riferiscono poi al momento della breve processione, come dicevo prima, eh, che eh, si è svolta in maniera eh, più, più breve appunto a causa del maltempo. Eh, momenti molto belli che abbiamo cercato di rivivere in pochi minuti. Carlos, noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme perché abbiamo ancora altro da raccontare a proposito delle attività del santuario. E ritorniamo ancora insieme a Carlos Sciarra dell'ufficio accoglienza pellegrini del santuario di Padre Pio perché stiamo tratteggiando quelli che sono stati e quelli che saranno anche eh, gli impegni che vedranno protagonisti i frati, il santuario e anche in generale i pellegrini che giungeranno qui a San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni, perché eh, dopo la grande eh, novena in preparazione alla festa è la festa di Padre Pio, cominciamo un altro percorso, un percorso altrettanto importante visto anche il fatto che celebriamo degli anniversari importanti relativi appunto a San Francesco e della novena in preparazione alla festa del serafico padre. Sì Leo è sempre così ormai da diversi anni, quasi sì. una corsa, quasi un tutt'uno, però è anche bello, no? loro sono... Sicuramente sono due santi, due vite che si incontrano, mh, non è casuale neanche tutto il percorso dei nostri mosaici che richiama proprio alla vita di questi due grandi santi. Finita la festa di Padre Pio, iniziamo subito con la novena dedicata a San Francesco. Quest'anno c'è anche un programma, dovremmo vederlo grazie alla regia. Quest'anno, come sai, è stato chiamato Fra Italo a mm. predicare la novena e il nuovo parroco proprio della parrocchia di San Francesco. Quindi, nulla è, tutto ritorno, nulla è lasciato a casa. Quindi, lui inizia, potremmo dire, proprio il suo mandato con questa novena fuori dalla sua parrocchia, quindi nel nostro santuario. E quindi, questa novena sarà predicata appunto da Fra Italo. E poi abbiamo gli appuntamenti consueti che sono legati proprio alla festa vera e propria di San Francesco. Ecco qui il programma grazie alla regia, in effetti Fra Italo sta già presiedendo le celebrazioni eh, vespertine da lunedì scorso dunque dal 25 lo farà fino al 3 fino al sono... 3, ci sarà soltanto una pausa, già lo dico ai nostri amici il giorno 30, perché il giorno 30 ci sono due nostri frati che poi saranno volti che imparerete a conoscere uh -huh. perché sono destinati anche alla nostra fraternità insieme ad altri, ci sarà un'ordinazione eh, diaconale proprio nel, nel loro studentato a, a Bari, quindi Fra Italo anche parteciperà a questo, a questo momento e quindi poi continuerà la novena. E, eh, come abbiamo visto nel manifesto, anche... Fammi spendere una parola sul manifesto, quel San Francesco che vedete lì è una delle tante opere che noi abbiamo nel nostro santuario, e questa è opera di un artista uh, del nostro paese, Antonio Ciccone. Un'opera giovanile che lo stesso padre Pio ha conosciuto e ha visto, quindi, tanti ci chiedono informazioni su questa su quest'opera la potete trovare proprio all'interno del nostro santuario della sala san francesco è uno dei luoghi di passaggio obbligati, obbligati ecco, sì. infatti, per andare poi verso la cella e il crocifisso eh, delle, delle stimate dicevamo il transito di san francesco si terrà il, eh, 3, di ottobre, il, il 3 di ottobre la ottobre, sera consuelo. sarà presieduto da Fra Nicola monopoli responsabile Comunque della club della pastorale giovanile, giovanile. e poi le celebrazioni della festa a cui speriamo possa seguire questa volta la procedura la con sì. eh, la statua del Serafico Padre al mattino presieduta da Fraldo Broccato e alla sera dal Padre Guardiano eh, fra Rinaldo Totaro ecco un altro... Uh, momento importante nella vita del santuario allora a proposito Carlos di Fra Italo che sta presiedendo le um, celebrazioni in queste sere ascoltiamo un brevissimo stralcio di una sua omelia del primo giorno uh, di novena in preparazione alla festa di San Francesco in cui Fra Italo sottolinea uh, ecco, l'importanza anche delle regole visto che siamo nell'ottocentenario della prima regola francescana ed è importante anche quest'altro aspetto che insieme vogliamo condividere con voi Ecco, se prima hanno analizzato gli scienziati in questo mondo di regole assistianti avevamo tristezza, avevamo dolore morale, ci dispiaceva se qualcosa andava male o avevamo senso di colpa, cosa che nei confessionali è diventato un po' raro, adesso abbiamo detto il benvenuto all'ansia, all abbiamo dato il benvenuto all'insonnia. E abbiamo dato il benvenuto all'inibizione, che vuol dire non mi riesco più a muovere nella vita, non so come fare, non so che devo fare. Perché? Perché questa mancanza di riferimenti ha lasciato spazio ad altri riferimenti, che purtroppo sono gli occhi degli altri. Ecco perché finisce la canzone e subito la gente deve dire l'opinione. Ecco perché pronta la ricetta e subito più importante della ricetta è la critica di quella ricetta. Questo meccanismo muove il nostro mondo e noi siamo schiavi di quello che dicono gli altri. Abbiamo trovato forse una regola peggiore, perché se prima è "ma posso fare questa cosa?" adesso è diventata "sono all'altezza di farla". Ecco perché i giovani di oggi non sognano più, perché quel sogno diventa qualcosa che forse non saprà fare con le sue capacità. Ecco, quando siamo senza regole, che cosa ci accade. Allora ecco perché a questo disagio di non essere all'altezza, e io ve lo dico per farvi guardare i giovani in un'altra prospettiva, si fa spazio lo psicofarmaco anche nei giovanissimi, perché la vita è diventata insostenibile con il peso del giudizio del mondo e con le aspettative di un mondo che ti vuole, si dice, al top, sempre al primo posto e a scuola e sempre impegnato e con l'inglese, perché nella carriera tu devi andare avanti. E io rimprovero sempre, chiedendo ai genitori e ai nonni, ma avete chiesto sempre, a volte, tante volte hai fatto i compiti, ma hai chiesto, ti sei innamorato un po' di più oggi. Ecco, questi sono argomenti rimasti un po' tabù dalle nostre parti. E invece dare il coraggio, dare il sogno. Francesco continua a tendere i sogni nel cuore dei giovani. Niente droga leggera non ci serve se abbiamo i sogni. E niente momenti di violenza perché non ci serve affermare noi stessi se conosciamo la nostra dignità, anche se non siamo belli, se non siamo colti e se non siamo nobili. Francesco ci insegna che tutto è tutto il contrario. E quindi se lui ha reputato importante la regola, io dico allora approfondiamola, questa regola. Vediamo che cosa ci esorta a fare Francesco, facciamoci liberare da lui, impariamo anche noi a essere un po' più nudi e buttati per terra. Anziché vestiti e desiderare il trono alto. E la sua regola inizia dicendo così: La regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. E dunque questo è un breve stralcio di un'omelia di Fra Italo del primo giorno della novena in preparazione a San Francesco, San Francesco Carlos che è un santo internazionale, come internazionale è il devoto di Padre Pio potremmo sì. dire ormai così. Sì, sì, ormai la dimensione di Padre Pio è una dimensione mondiale, ormai non... Non c'è settimana che non ci sia un gruppo dalle parti veramente più disparate, se noi eravamo abituati comunque agli italiani e comunque del circondario dell'Italia, quindi Germania, Francia, ecco, ormai veramente mh, proprio due giorni fa più di 200 persone dagli Stati Uniti, più altri 200 persone dal Messico, altro gruppo molto grande dalla Croazia, quindi... Veramente ormai il fenomeno di Padre Pio diventa un fenomeno, un fenomeno mondiale, Quelle, eh, questo richiamo diventa sicuramente sempre più forte. Un richiamo che è anche dovuto alla vicinanza a Monte Sant'Angelo perché ci apprestiamo a vivere... La comunità di Monte Sant'Angelo, a pochi chilometri da noi, in maniera più forte sicuramente, ma anche qui a San Giovanni Rotondo, la devozione per l'arcangelo è davvero molto presente. 29 settembre, la festa dei, eh, dei santi arcangeli, San Michele eh, potremmo dire primeggia, eh, non ovviamente per meriti, ma anche ovviamente perché è una devozione molto ben più radicata, sì. e Monte Sant'Angelo si sì, eh, in qualche maniera interfaccia con il mondo anche attraverso una radice. Eh, Rete di celebrazioni molto, molto fitta. Uh, ovviamente, queste poi culmineranno con la uh, processione della spada che viene prelevata dalla uh, nicchia uh, di San Michele nella grotta e poi portata in processione per le strade di Monte Sant'Angelo. Anche, ovviamente, Padre Pio era sì. un grande devoto di, di San Michele. Eh beh, sì, Padre Pio, un grande devoto, del resto lo sappiamo, lui invitava tutti quelli che venivano da lui, anzi quasi diceva non venite da me ma salite a Monte Sant'Angelo, quindi l'invito li proprio a recarsi nella grotta. No? E la devozione della nostra gente del, è tale che anche la provincia dei nostri frati, è vero, è Infatti. dedicata a Padre Pio, ma si chiama Sant'Angelo, mm -hmm. proprio non a caso, non a caso. quindi a devozione di San Michele Arcangelo e Padre Pio. Proprio adesso. Allora, Carlos, eh, prima di salutarci, vediamo insieme questo servizio che eh, parla dell'importanza di Monte Sant'Angelo. Che, tra l'altro, oltre ad essere un luogo importante di spiritualità lo è anche dal punto di vista culturale, essendo patrimonio dell'UNESCO. Vediamo insieme. Immagini molto belle che ci portano già ecco idealmente a Monte Sant'Angelo il prossimo 29 settembre per celebrare la festa di San Michele. Allora Carlos, siamo in chiusura, a te eh, qualche secondo per ricordare i riferimenti dell'ufficio accoglienza pellegrinaggio e poi ci salutiamo. Sì certo Leo, gli amici sanno, il nostro sito internet è convento santuariopadrepio.it dove... Possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per organizzare il loro pellegrinaggio o qualunque necessità inerente alla loro venuta eventuale a San Giovanni Rotondo. E mh, potete contattarci tramite la nostra mail che è info chiocciolaSantuarioPadrepio.it oppure il numero di telefono ormai famoso 0882 417 500. Bene, Carlos, ci salutiamo. A prossimo appuntamento. Grazie per essere stato con noi. Ciao Leo, un saluto a tutti.